conoscevo Eugenio Giordani dai tempi del conservatorio, quando lui entrò a dirigere il laboratorio di musica elettronica. Poi ci siamo rivisti dopo tantissimi anni a Cagliari lo scorso anno per un convegno internazionale sul C-Sound, che è un sistema di nuovo elettronico di composizione. Ci siamo rivisti a gennaio con la Sonosfera, che è una creazione assieme a Walter Monacchi, molto suggestiva, molto bella, con l'impegno di rivederci. Purtroppo il Covid ha fatto anche questa vittima tra le tante che ha fatto. A Cagliari c'è una tradizione anche legata alla musica contemporanea, per cui ci è venuto naturale questo omaggio, questa memoria, questo memento dedicato a Eugenio, per la relazione anche con Alessandro Petrolatti, che è un suo collaboratore degli ultimi anni, e anche con la storia, ripeto, che Cagli ha col suo teatro legata alla musica contemporanea. Fernando Mencherini, un compositore anche lui prematuramente comparso, Scodanibio, ahimè, stiamo parlando di grandissimi personaggi della musica contemporanea che non ci sono più. Grazie al cielo il teatro ci consente di recuperare una presenza creativa di queste persone. Ci manca il contatto umano, però diciamo, l'umanità e la creatività di Eugenio Giordani in questi due giorni sarà manifestata nel migliore dei modi attraverso un grande organista come Gianni Giudici, che venerdì sera si cimenterà con l'organo Hammond e il pianoforte, dedicando il suo concerto direttamente a Eugenio Giordani. Sabato dalle 10 alle 18 faremo una sorta di tavola rotonda, convegno, incontro con i vecchi e i nuovi amici di Eugenio Giordani, una serie di testimonianze, di lavori anche dedicati al suo prodotto poetico-compositivo, e alla sera un programma tutto dedicato alle sue composizioni. Quindi io come presidente dell'istituzione teatro sono doppiamente contento di fare questa iniziativa. L'appuntamento è per venerdì 9 alle ore 21 col concerto di Gianni Giudici, sabato dalle ore 10 alle ore 18 nel ridotto del Teatro Comunale di Cagli, sabato 10, e alle 18.45 un intermezzo con una composizione di Fernando Mencherini, compositore cagliesi, curata dallo stesso Giordani, e alla sera una serie di composizioni tutte realizzate da Eugenio. Vi aspettiamo davvero 9 e 10 ottobre, Teatro Comunale di Cagli.